Comprare o non comprare iPhone 10? Versione 64 o 256 GB? Prima di rispondere a questa domanda, parliamo delle ultime 8 settimane in casa Apple. Sono passati poco meno di 2 mesi da quando Apple ha presentato dentro lo Steve Jobs Theater i nuovi iPhone. 3 modelli, quest'anno per la prima volta, che vanno ad ampliare l'offerta Apple per quanto riguarda il segmento smartphone e che vedono all'interno del portafoglio prodotti ancora a listino iPhone 6S, dunque una gamma che non solo si rinnova ma si amplia andando in qualche modo a occupare fasce di mercato che fino a un paio di anni fa con Apple non ci potevamo immaginare. In questi 2 mesi di cose ne sono successe tante. Se iPhone X è rimasto sulla bocca di tutti e su tutte le pagine dei principali siti internet, iPhone 8 è uscito in commercio, è in vendita, si trova facilmente e il suo successo non è così clamoroso. Non sappiamo esattamente quante unità siano state vendute fino ad oggi, Apple non ha neanche ostentato i numeri del primo weekend di vendita, ma è chiaro che il web price inferiore di circa 200 euro a listino già nei primi 10 giorni della commercializzazione è sintomatico di un successo abbastanza freddo. Il design troppo simile ai precedenti modelli, troppo uguale alle generazioni che abbiamo visto negli ultimi 3 anni, non ha aiutato certo e a questo si aggiunge un iPhone X che ha completamente rubato la scena a questi ottimi iPhone 8. In più ci si mette anche iPhone 7 che a 499 euro è oggi la scelta migliore, più intelligente, più sensata per chi vuole approcciarsi al mondo iPhone, per chi cerca un prodotto Apple smartphone dall'ottimo rapporto qualità-prezzo e per chi non vuole comunque rinunciare a una fotocamera, prestazioni e display che sono praticamente identiche ad iPhone 8. È però l'iPhone X il protagonista di oggi, un iPhone X che acquisteremo completamente a scatola chiusa. Sì, perché in 2 mesi, ad eccezione dei piccoli hands-on che abbiamo visto durante la presentazione del prodotto a inizio settembre, iPhone X non esiste e la rubrica dei lettori che abbiamo pubblicato qualche settimana fa lo conferma, ne è una dimostrazione di quanto fondamentalmente iPhone X sia un prodotto che nessuno ha visto, nessuno ha provato, del quale non sappiamo nulla ad eccezione delle caratteristiche tecniche. È chiaro che avendo un hardware praticamente identico ad iPhone 8 Plus ci potremmo aspettare delle prestazioni eccellenti, un'autonomia paragonabile a tutti i top gamma 2017, ma è chiaro che i pochi video rubati, le apparizioni fugaci e quelle poche fotografie che abbiamo visto circolare in rete non ci permettono di acquistare un prodotto consapevoli di quello che ci arriverà tra le mani. Probabilmente molte testate internazionali stanno provando lo smartphone sotto embargo e pubblicheranno la recensione il 3 di novembre, però per noi e per la maggior parte dei siti e delle persone normali iPhone X sarà acquistato completamente a scatola chiusa. Non avremo informazioni, dettagli e elementi per giudicarlo finché non lo proveremo. E tutti i rumors, le polemiche, ciò che è stato scritto, detto riguardo al display, alle corna, al taglio che è proprio tipico di questo iPhone X che va a mangiare fondamentalmente una parte del display, l'incertezza nel sapere come verranno gestiti i contenuti multimediali, se verranno tagliati alcuni elementi quando vediamo un video, insomma tutti questi elementi uniti a un prezzo così alto non aiutano certo a far salire quella scimmia da day one che ci si potrebbe aspettare con un iPhone. Ed ecco quindi che arriviamo al punto iniziale, alla domanda che vi faccio e alla quale comunque mi autorispondo. Quale iPhone comprare? Che versione di memoria scegliere? In questo caso per me la risposta è facilissima e non dirò semplicemente che dovete scegliere un modello da 256 GB, perché con così tanta memoria non avete problemi anche nel corso dei prossimi anni e considerando la quantità di applicazioni che ci sono nell'App Store e il peso delle stesse, oltre al fatto che i video in 4K a 60 frame al secondo occupano una quantità di giga impressionante. Ma semplicemente mi attacco a questa considerazione. Se vi potete permettere 1189 euro al day one per uno smartphone, vi potete permettere anche 1359 euro per lo stesso smartphone con il quadruplo di memoria interna, perché alla fine il 10% in più di prezzo su una cifra così alta non è certamente un problema per i fortunati che se lo possono permettere. Per il resto ci sono gli operatori, ci sono le rate e comunque una consapevolezza ulteriore.
di iPhone X ce ne saranno davvero pochi in commercio. Difficile parlare di numeri, ma se non l'avete già prenotato durante la visione di questo video, probabilmente la consegna sarà già slittata tra le 3 e le 6 settimane o magari addirittura nel mese di dicembre. Adesso non vi resta che dirci nei commenti se acquisterete o meno questo iPhone X o semplicemente fare polemica sul prezzo e sul fatto che questo iPhone X non porta nessuna grande novità rispetto a quello che già c'è sul mercato e rispetto a un Galaxy S8 che all'inizio dell'anno ha di fatto sbaragliato tutti per quanto riguarda design e bellezza.